se preferite, buongiorno amici podisti e ben ritrovati. Una cartolina l'avete vista nelle immagini che vi arriva da Treviglio, che è stata la sede della sesta prova del Fosso Bergamasco. Ormai al giro di boa la manifestazione sta assumendo sempre di più un ruolo importante, tant'è che Treviglio, che per la prima volta entrava nel calendario e soprattutto nel numero dei paesi che via via questi 16 anni hanno davvero formato e reso grande questa manifestazione, come dicevo, Treviglio per la prima volta addirittura ha battuto tutti i record, 365 partecipanti, e dunque una partenza davvero e soprattutto un appuntamento davvero voluto dai tantissimi appassionati. Questo lo si deve al grande lavoro organizzativo, ne parleremo anche con gli addetti ai lavori al termine della gara, lo si deve innanzitutto a quella che è stata certamente una bella serata, diciamo tutto sommato godibile anche sotto l'aspetto, diciamo così, del caldo, l'aspetto meteorologico, ma soprattutto grazie anche all'impegno, dicevo, degli organizzatori che, circondati davvero da tantissime persone, sono riusciti a mettere in cantiere una gara, se vogliamo un pochettino corta, soltanto 6 km e 300 metri circa, però molto molto bella, con il passaggio nel centro storico di Treviglio davvero suggestivo. E qui vedete la partenza avvenuta proprio nella zona laterale presso dove c'è il palazzetto, uno dei palazzetti dello sport di Treviglio, e la palestra, per meglio dire, la partenza dei 365 appassionati che qui nel folto gruppo, vedete, tutti senza badare troppo al suolo sgambettano per portare a termine la loro prova. Davvero numeri importanti, ancora una volta a sottolineare come questa passione per quanto riguarda i runners, insomma questa passione per il correre, sia davvero roba di tanti. E qui siamo nelle retrovie, vedete il buon Turri, non l'abbiamo ancora citato, insomma citiamolo almeno una volta, poveretto, lui l'impegno ce lo mette, mentre la gente accorre anche con diciamo così le persone e gli animali più cari a vedere il passaggio. Qui siamo a circa 1,5 km dalla partenza, vedete c'è Spano in testa, c'è Ragazzoni, c'è Viola lì davanti, Igor Rizzi, poi ancora mi pare che sia anche Gavazzini con la maglia rossa, invece questi è Vezzoli, insomma i soliti noti. Manca nel numero dei partenti, e questa è una cosa abbastanza strana, perché di solito partecipa a tutte, magari è andato in vacanza, quel Volodymyr Kovalek che è in testa intanto alla classifica, diciamo, generale del Fosso. Poi naturalmente siamo soltanto, come dicevamo prima, a metà delle 10 gare, questa è la sesta, e dunque ci sarà tempo per recuperare, per ripresentarsi. E qui tutti gli altri a sfilare davanti alla nostra telecamera, che ancora una volta ha seguito questa prova, ricordando che la prossima settimana, anzi per voi che vedete questo servizio già questa settimana, venerdì si gareggerà a Spirano, poi a Zanica, quindi Mozzanica, per chiudere il 10 di luglio a Selvino. Questi sono gli appuntamenti che mancano, ma concentriamoci su quello che è avvenuto qui a Treviglio, davvero in un susseguirsi di bei passaggi, di una bella gara, ma soprattutto, come dicevo, proprio quel sentore che la gente ha partecipato, ha voluto esserci, ha voluto seguire, non soltanto al traguardo, come dire, sono i parenti di coloro che partecipano alla gara ad essere vicini alla manifestazione, invece no, c'era tanta gente del posto che si è diciamo così allargata per un attimo nel vedere il passaggio, che dopo tutto la gara, ricordando parte gli ultimi che magari ci impiegano un po' di più, ma la gara, i primi che sono stati sotto i 20 minuti, gli ultimi insomma perlomeno il grosso nella mezz'ora, il grosso dei partecipanti nella mezz'ora ha concluso la sua fatica, dunque non era un granché disturbo, tant'è che alla fine si pensava che magari creasse qualche problema, anche perché a Treviglio proprio in questo fine settimana dove si è corso c'era la 3 giorni di vintage da parte dei commercianti, venerdì, sabato e domenica, e invece addirittura questo vintage, soprattutto questa gara, ha portato al vintage anche quella lieta, diciamo così, certamente piacevole, che è l'aspetto sportivo. Allora, ho già parlato troppo, sicuramente avrò raccontato tante inesattezze, perdonatemi, faccio così, non parlo più per qualche minuto e vi lascio godere queste immagini con appunto una bomba.
che tocca in banda. E avete visto nelle immagini della nostra prima telecamera, quella guidata da Emi Moretti, il passaggio, e lo state vedendo ancora, il passaggio ai 4 km del tracciato, dunque superata la metà gara, che era circa 3 km e 700 metri, e dunque 3 km 6,50, superata la metà gara. Qui adesso andavano, vedete intanto il bimbo che ha salutato il suo papà, che era lì, che è lì impegnato, insomma, a dimostrazione, insomma, che qualcheduno va alla ricerca, è vero, della propria performance sportiva, ma tanti vanno, scendono con la famiglia, in questo caso a Treviglio, salgono, dipende da dove arrivano, per passare una serata un pochettino diversa. E magari, chissà, no, intanto avete visto la prima della categoria femminile, la Quadri, la Rita Quadri è sempre lì fra le prime. Mentre qui insegue, se non vado errato, eccola qua sulla destra, la seconda, la Nive Scarobbio. Però dietro a lei, attenzione, perché c'è un'altra atleta che potrebbe diventare protagonista, e naturalmente questo bisognerà vederlo alla fine, fra 2,5 km circa, appunto prima della fine del tracciato, perché c'è un'altra atleta, quella Calvi Nadia, che potrebbe insidiare. Anzi no, è la Daniela Maier che potrebbe insidiare la vincitrice, poi vedremo. Infatti sono spalla a spalla la Carobbio e la Daniela Maier. Vediamo, dicevo, stavo facendo il discorso e lo concludo, insomma, per quanto riguarda appunto questi partecipanti che arrivano da ogni paese. In particolare devo dire che soprattutto voi, perché anche noi trasmettiamo questa manifestazione sulle frequenze di Antenna 2, che è un'emittente appunto di Crusone, e la Valseriana è, diciamo, rappresentata abbastanza bene, diversi atleti del GAV, diversi atleti di Crusone che poi sarà il capofila delle 5 serate dedicate alla Corri nei Borghi, erano 6, invece ha, diciamo così, ha lasciato Cerete, e invece di Cerete praticamente ci sarà, ci saranno altri paesi, ci sarà Sovere e così via. Comunque devo dire che Crusone sarà il capofila, e tutto avverrà il 17 luglio, proprio il venerdì successivo a quando ci sarà l'ultima gara del Fosso, vale a dire quella di Salvino. Ecco, anche questa sinergia e soprattutto questo, diciamo così, rapporto che si è creato fra le varie società, come a dire, non accavaliamo quelli che sono gli appuntamenti, abbiamo tutta l'estate per deciderli, abbiamo soprattutto tutta l'estate per far correre questi appassionati, e infatti così è successo e così sta succedendo, perché è praticamente la prima prova è iniziata l'8 di maggio a Cortenuovo di Sopra, qui si andrà fino al 10 di luglio, e poi dal 17 luglio per i 5 venerdì successivi ci saranno le prove in Alta Valle
Valle Seriana, la Corri nei Burghi, che sono poi il susseguirsi di queste manifestazioni del Fosso. Bene, questo ci fa piacere sapere che ci sono, dicevo, c'è questa sorta di collaborazione fra le società e ci fa piacere sapere che si muovono, gli atleti si muovono, vuoi perché in fondo è la passione che spinge tutti a gareggiare, competere e cercare di superarsi, ma vuoi anche perché naturalmente la passione sì, c'è sicuramente, ma c'è anche quella voglia di rivincita, c'è anche quella voglia di misurarsi con se stessi e dire sì, ok, qui l'anno scorso ho fatto, qui a Treviglio no perché è la prima volta, ho fatto questo tempo, però potrei certamente mantenerlo, perlomeno anche, o forse anche batterlo, poi questo dipende da come uno reagisce, da come uno si avvicina a queste manifestazioni. Vedete, qui siamo nelle retrovie del gruppo, ci sono gli atleti più disparati se vogliamo e c'è, guardate qui sulla destra, il folto pubblico a seguire la gara e ad incitare i propri beniamini. Non tutti saranno genitori, questo ci mancherebbe, però dobbiamo dire che il pubblico sicuramente non manca, nemmeno quello più piccolino come questo bimbetto, guardatelo qua. E adesso con le immagini invece ci trasferiamo nel centro storico. Signori miei, cosa dire, qui inizia il centro storico dove c'è la viabilità, diciamo, consentita soltanto a chi è autorizzato e devo dire sono rimasto veramente sorpreso. Voi guardate, anche perché qui è il venerdì alle ore 20 e 40 circa, perché mancano ormai soltanto 20 e 45 e c'è ancora un po' di gente che va, che esce dai negozi o perlomeno che magari è già finito di cenare, se ne va a passeggiare nel centro storico, però guardate che centro storico c'è a Treviglio, a parte le bellezze, tutte ormai le case che sono state diciamo così pulite, sistemate, rimesse a nuovo, ma non c'è davvero una carta in giro, a dimostrazione che il centro storico può diventare bello anche sotto questo aspetto, vale a dire quando c'è la massima attenzione da parte di chi di dovere, insomma, per presentarlo agli occhi della gente, agli occhi di chi sale o scende per la prima volta nel paese e nella città ormai della bassa bergamasca e dice che bello passeggiare qui. In effetti, devo proprio dire che è stata e sarà, per me è stata una bellissima scoperta, ero stato poco tempo fa a una manifestazione nel centro di Treviglio, tra l'altro ho un'esperienza amara ma giusta perché io pioveva come Dio la mandava e ho passato questo centro storico con la macchina non vedendo il cartello, anche perché era notte, era buio, era alle 20:30 di sera e poi mi è arrivata giustamente la multa che ho provveduto comunque a pagare. Questa è una cosa abbastanza normale, chi ha sbagliato paga e allora nessuna recriminazione, però devo dire che mi sono ripromesso di andare, perché quella serata lì il centro storico l'ho visto soltanto proprio, c'era un'acquazzone tremendo, ma mi sono ripromesso di andare a visitarlo con calma e fare proprio quattro passi birciare fra i negozi, ma soprattutto per il semplice gusto di passeggiare. Allora, visto che le ciance non servono più, facciamo così, lasciamole scorrere ancora queste immagini, ancora con un po' di musica far da sottofondo, mentre Lilia Rita Quadri è ancora lì prima della categoria femminile, vedete che la telecamera insiste proprio su di lei, ma reggere il suo ritmo e quello degli altri è veramente difficile per il sottoscritto. Spazio alle immagini.
E avete visto da qualche istante che proprio in questa zona c'è il doppio passaggio a sinistra per chi deve andare ancora a compiere la restante parte del tracciato del centro storico, circa Brava, brava, dai. più o meno 700 metri, e già chi Dai. ritorna da questo, appunto da questo tracciato già compiuto, per poi andare a infilare una strada laterale sempre nel centro storico e portarsi nei pressi, sull'esterno del centro storico stesso, nei pressi dell'arrivo. E qui la possibilità, insomma, di vedere anche in più immagini quello che è il passaggio di tutti questi podisti, quello che è il passaggio di questa davvero di questo esercito di appassionati che tutti i venerdì si danno questo appuntamento. Importante per loro, importante un po' per tutti, importante anche per coloro che magari dicono: ma insomma, le gare ormai sono diventate tutte sempre più competitive, io che sposo soltanto l'atletica per sgranchirmi le gambe, per rimanere in forma, eccetera, non parteciperò mai. E invece è assolutamente sbagliato, innanzitutto perché c'è un modo di conoscere altra gente, di confrontarsi, c'è un modo comunque di stringere anche un rapporto di amicizia con tutta questa gente, e questo è quello che è più importante. E poi è anche un modo per riuscire a capire, oltre che andare a visitare i vari paesi dove le Bravi, manifestazioni si bravi. svolgono, e riuscire a capire quali possono Dai, essere grande, vai. i propri punti di riferimento per migliorare le performance e continuare ad essere così, essere vicini a questo sport, a questo mondo dell'atletica che davvero annovera numerosissimi appassionati. Ancora qualche Stai, stai. spazio, poi andremo sul traguardo con la telecamera di Forma Emi stasera. Moretti per seguire l'arrivo e darvi le varie classifiche. Grazie.
E con il cronometro che naturalmente aiuta i giudici a stilare le varie classifiche, tuffiamoci sul traguardo per vedere l'arrivo del protagonista soprattutto in questi ultimi 250 metri, Igor Rizzi, che il ragazzo di Pradalunga è riuscito a scattare, a staccare tutti gli altri. All'attenzione c'è l'arrivo in volata con Alessandro Spanu, che riesce ad avere la meglio nei confronti di Federico Cagliani al terzo posto. E adesso andiamo a vedere il quarto gradino del podio, è quello di Andrea Regazzoni, già vincitore delle due gare precedenti. Quinto posto per Simone Viola. E dietro vediamo, eccolo qua, c'è Fausto Gavazzeni sesto, quindi vediamo, ecco intanto Andrea Regazzoni abbastanza provato, settimo posto per Ferruccio Gamba del Gav Vertova, compagno di squadra di Alessandro Spanu, poi ottavo posto per Pietro Sonzogni, eccolo che arriva con la sua cavalcata, la sua andatura riconoscibilissima, nono Hicam Kabir e al decimo posto Marco Vezzoli, lo vedete qui seguito, undicesimo posto, noi vi daremo i primi 20 per Dario Mazzoleni. Poi arriva Mauro Arnoldi, lui è della categoria C, poi vi darò gli arrivi per categoria. Al tredicesimo posto Mattia Barbaglio, quattordicesimo Redouane Quassur, quindicesimo Roberto Pozzoli, sedici Antonino Lollo, quindi Luca Cosentino al diciassettesimo posto, diciottesimo Stefano Bonora e al diciannovesimo Claudio Manzoni, va a chiudere la fila dei primi 20 al traguardo Federico Baracchetti. Come voi sapete ci sono 5 categorie maschili e 3 categorie femminili. Allora, prima di darvi, visto che abbiamo il spazio e il tempo per farlo, aspettiamo che arrivi anche la prima della categoria femminile, così vi diamo anche l'ordine di arrivo appunto della categoria femminile. Vi ricordo che qui c'era in testa quella Rita Quadri, di cui abbiamo visto anche le performance da vicino in questo servizio, mentre qui continuano ad arrivare, ecco, bello anche queste immagini, la volata con Simone Fornoni che ha la meglio, poi il portacolori di Folipè, insomma davvero tanti tanti appassionati che cercano proprio negli ultimi metri di dare il meglio di se stessi e soprattutto cercare di ottenere un risultato soddisfacente naturalmente per loro. Vedete tutti a fermare il cronometro, insomma, ecco, no, non arriva ancora, pensavo fosse Lilia Rita Quadri lì dietro, non dovrebbe essere lontana Lilia Rita Quadri, che di solito arriva subito dopo le prime 50 posizioni maschili, a dimostrazione di una sua grande performance. E dunque ci attendiamo di vederla proprio fra qualche secondo, però naturalmente prima, vedete qui arriva, questo è Possoni, davvero bravo questo signore che arriva sempre a ridosso dei primi 50 pur essendo la categoria diciamo così maggiore, ed eccola qua Lilia Rita Quadri che va a chiudere con il tempo di 23.01. E attenzione perché dietro c'è Daniela Maier, eccola che si piazza al secondo posto, Daniela Maier che riesce ad avere la meglio nei confronti di Nives Carobbio per quanto riguarda appunto la seconda posizione. Nives Carobbio, la vedete che arriva adesso staccata, ma con Daniela Maier davvero brava a recuperarla. Del resto questa ragazza, la Maier, non ci stupisce più e riesce sempre ad essere, addirittura quando c'è, ad essere fra le primissime. Al quarto posto per quanto riguarda la categoria femminile arriva Anna Carla Gherardi con il tempo di 24.21. Al quinto posto con 24.31 si piazza Nadia Calvi e poi al sesto posto con il tempo di 24.40 2 Silvia Tosolini, quindi abbiamo Daniela Gelfi al sesto posto, quindi ancora con Simona Bernini settima, sarà quarta di categoria, e poi Marisa Battaglia
No, prima di lei c'è Nadia Carminati, quindi anche Laura Taverna e poi Marisa Battaglia. Queste le prime 10 a livello femminile, naturalmente, che vi hanno così, hanno soprattutto reso grande la manifestazione, dato lustro a una classifica importante. Ancora qualche immagine degli arrivi, noi abbiamo cercato, ecco questo mi permetto di suggerirlo tutte le volte, magari a costo di stancarvi un po', perché qualcheduno, ripeto ancora, anche se adesso qualcheduno mi ha detto no, fai bene, mi dice ma insomma fai sempre vedere troppo tutti, invece bisognerebbe concentrare di più sull'arrivo. Allora, la manifestazione è una manifestazione aperta a tutti, e allora ci sembra giusto, visto che il nostro interesse è quello di divulgare messaggi dell'atletica, mostrare anche chi arriva dopo, perché chi arriva primo, è vero, suscitano più interesse, sono bravi, sono i campioni, però insomma quelli che arrivano dopo, che arrivano magari anche con 5-10 minuti di ritardo, sono comunque degni di essere menzionati, e allora noi amiamo fare così. Abbiamo una manciata di minuti per raccontarvi delle categorie, delle classifiche per categorie. Iniziamo dalla categoria F femminile, dove ha vinto Barbara Rundo davanti a Laura Agostinelli e a Simona Corna. Quarta Monica Strigari, quinta Claudia Gibellini. Nella categoria G, sempre femminile, la seconda al traguardo è risultata prima, vale a dire Daniela Maier. Seconda Anna Carla Gherardi, terza Silvia Tosolini, quarta Daniela Gelfi e quinta Nadia Carminati.
Nella categoria H, la prima della categoria femminile, vale a dire Lilia Rita Quadri, seconda Nive Scarobbio, terza Nadia Calvi, quarta Simona Bernini e quinta Marisa Battaglia. E adesso andiamo a vedere le cinque categorie maschili, iniziando dalla categoria A, dove ha vinto Simone Viola davanti a Pietro Sonzoni, terzo Hisham Kabir, quarto Redouane Kwasur e il quinto posto di Antonino Lollo. Andiamo a vedere la categoria B, sempre maschile, dove qui Alessandro Spanu, secondo assoluto al traguardo, ha avuto la meglio nei confronti di Andrea Regazzoni, al terzo posto Fausto Gavazzini e poi al quarto posto Ferruccio Gamba e quinto Marco Vezzoli. Abbiamo ancora la categoria C, maschile, e la vittoria al vincitore assoluto, vale a dire Igor Rizzi, con il tempo di 19:27, davvero una buona performance, sono stati in pochi a scendere sotto i 19 minuti. Secondo posto per Federico Cagliani, terzo Mauro Arnoldi, quarto Claudio Manzoni e quinto Alfredo Cosentino. Nella categoria D, sempre maschile, primo posto per Massimo Camozzi, al secondo Paolo Tomasoni, terzo Giovanni Renato Gatti, quarto Paolo Poggi e quinto Pietro Romelli. Andiamo all'ultima categoria maschile, la E, dove la vittoria è andata a Massimo Riva, che è riuscito a precedere Franco Possoni, terzo Claudio Messi, al quarto posto Flavio Mangili, quinto posto per Elio Rubis. Questo era l'ordine ufficiale d'arrivo delle varie categorie, mentre vediamo ancora gli ultimi arrivi, è giusto che sia così, come già vi ho spiegato prima. Fra poco vi annuncio che avremo un'intervista abbastanza, non dico lunga, però sicuramente importante, con gli ideatori della manifestazione, ripeto ancora, per la prima volta nel circuito del Fosso Bergamasco, la gara di Treviglio, la città di Treviglio, e poi anche con gli amministratori, in particolare con il vice sindaco, il consigliere delegato allo sport. Come a dire, e lo dico in anticipo, e poi lo sottolineeremo proprio nell'intervista, che la città di Treviglio, assieme alle forze dell'ordine, assieme a tutti coloro, insomma, che vogliono certamente fa risaltare anche l'importanza di questa città, era davvero tutta unita ad organizzare questa manifestazione. Complimenti, complimenti davvero. E ora sentiamo le interviste realizzate nel dopogara. Si è appena conclusa la gara e qui a Treviglio è stato davvero un grande successo. Successo di partecipazione, ma lasciatemelo dire, visto che l'ho fatto anch'io il giro abbastanza di corsa, un percorso bellissimo dove il centro storico ancora una volta ha risaltato e ha dato naturalmente colore, ma soprattutto vivacità a quella che è una gara di atletica. Ne parliamo con Lucia Dozio, che è la responsabile del gruppo, colei che ha organizzato assieme a tanti altri, con Iuri Imeri, che è il vice sindaco, e Giulio Ferri, consigliere. E subito allora spezziamo una lancia a favore del comune di Treviglio, perché di solito anche in tutte le altre gare i comuni magari un pochettino nicchiano, dicono non ci sono soldi, non abbiamo a disposizione materiale umano, se mi consenti questo termine. Mi pare che qui invece il braccio destro della competizione sia proprio stato il comune. Sì, confermo. Già da subito, quando ho chiamato Yuri, mi ha dato la sua piena disponibilità, ci ha dato un grande appoggio lui, e come anche Giulio e la polizia locale che ci ha aiutato lungo il percorso. Tutti i nostri atleti che sono stati disponibili sul percorso, ma soprattutto se non ci fosse stato Yuri e la sua disponibilità non avremmo potuto partecipare al Fosso Bergamasco, che per noi e per tutti i podisti lombardi è una È un delle punto di gare più... riferimento. Esatto, esatto, Certo. esatto. Allora, vengo subito dal vice sindaco e anche dal consigliere, però mi sembra giusto, insomma, parlare un attimino del gruppo sportivo Avis di Treviglio, che ha organizzato questo sodalizio, e di questa, diciamo, nuova new entry nel Fosso Bergamasco, che credo vi riempia anche di soddisfazione. Sì, ci riempie molto di soddisfazione e l'abbiamo fatto anche non solo per dare un po' più di visibilità alla nostra città, che ha un bel centro storico e, come ho già detto, con l'appoggio del sindaco, ma anche pensando a Gigi Brusaferri, che era il nostro presidente, che purtroppo da qualche anno non c'è più, e
che secondo noi avrebbe veramente avuto piacere di poter essere in questa manifestazione. Possiamo dire, insomma, sarà soltanto la prima di un inizio di tante. Di tante? Sì. Grazie. Approfitto per... Sì, è arrivato? Il signor Alfredo Tresordi, che con me ha organizzato questa manifestazione. Vabbè, arrivo subito, grazie Lucia, vado dal vice sindaco. Allora, è bello però vedere e riscoprire, anche io questo lo dico sempre, quando ci sono queste gare nei centri storici, riscoprire quelle che sono le bellezze del paese, insomma, della città in questo caso, perché ricordiamo che Treviglio, dopo Bergamo, è la seconda città appunto nella Bergamasca. Questo fa piacere e ho visto, devo dirlo, un centro storico in ordine, anzi di più ancora. Ma quando Lucia ha fatto i complimenti a noi, ma noi abbiamo accolto questa proposta con entusiasmo. Si parlava che bloccare il centro storico avrebbe creato qualche disagio, invece è stato bello vedere così tanta gente passare per il nostro centro storico, che peraltro negli ultimi anni si è molto rivitalizzato, si è abbellito. Mi fa piacere che l'immagine della città sia stata anche una città in ordine, quindi siamo soddisfatti di questa sinergia, che è un po' l'operato dell'assessorato allo sport in questi anni, è stato quello, creare sinergie con l'associazione, i gruppi di volontari, e mette a disposizione le risorse che il Comune ha, soprattutto in termini di massima collaborazione, perché poi è anche una gratificazione per i tantissimi volontari che anche in questo caso sono stati fondamentali. Benissimo, io credo sia d'obbligo un ringraziamento per tutti, al di là di chi abbia vinto, abbia perso, ma soprattutto vedere questa gente, magari arrivata un quarto d'ora dopo, però col viso sorridente, no? Assolutamente, il bello è proprio quello, che si fa sport, lo si fa a tutti i livelli, lo si fa vincendo, perdendo, ma l'occasione, quando mi è stata proposta questa manifestazione, è proprio quella di vedere tanta gente coinvolta a fare sport, e poi in questo caso a Treviglio, che come si diceva è una città importante e per noi anche immagine e visibilità. Quindi sport, città, turismo, centro storico, direi che è una bellissima serata. Grazie vice sindaco, tanti auguri, buon lavoro, perché so che una città così, diciamo che sicuramente l'impegno dovrà esserci ancora. Allora, è certo che ho visto anche le forze di polizia, la polizia locale, con due o tre macchine, tutti gli uomini impegnati, questo vuol dire davvero la collaborazione da parte di tutti, no? Sì, come ha appena detto Iuri Meri, c'è stata questa sinergia fra l'organizzazione, l'Avis Treviglio, l'amministrazione comunale e ovviamente il comandante Antonio Nocera, che ci è stato veramente... Tra le altre cose c'era anche lui, perché mi hanno detto: ehi, c'è il comandante sulla macchina. Ha voluto venire di persona, perché lo può confermare Lucia, ha seguito proprio da vicino con delle riunioni specifiche, è da pochi, ecco, veramente fa veramente piacere anche come... nel mio caso amministratore, oltre che essere uomo di sport, vedere da parte dei funzionari, da questo, nel caso del comandante, dei dirigenti. No, perché noi siamo abituati, aggiungo questo, a vedere le forze di polizia non sempre bene, coloro che ci puniscono, che sono attenti al piccolo cavillo, eccetera, eccetera. Invece qui ritroviamo, diciamo, le forze di polizia anche in quel compito, magari oscuro certe volte, e che invece è altrettanto importante. Ci fa piacere che la cosa sia stata notata. Veramente, non succede spesso effettivamente, però veramente va dato veramente merito oltre che al comandante, ovviamente a tutti gli agenti che hanno... Per tre ore erano qui nel parcheggio, purtroppo hanno dovuto dolorosamente sgombrare delle macchine, ma vi posso garantire che per tre ore hanno tentato l'impossibile per cercare di rimediare al problema, e ovviamente di... Ci posso credere. Stai qua che ho ancora una domanda. Alfredo, allora raccontami un po' il gruppo sportivo Avis di Treviglio, come siete, in quanti siete, se questa è la manifestazione, sicuramente continuerete, ma ne fate altre? Sì, il nostro gruppo normalmente ogni anno fa tre manifestazioni. Una è la 3x3i, che è quella in memoria del nostro presidente Gigi Brusaferri, che è scomparso qualche anno fa, che è una staffetta che facciamo nel mese di marzo, che è il periodo della sua morte. E poi invece c'è la classica Strada Treviglio, che si fa ormai da 42 anni, che porta, addirittura quest'anno sono arrivati più di 3.000 partecipanti, ed è la manifestazione più importante della nostra città, e questa è la new entry e speriamo di portarla avanti per i prossimi anni. È piaciuta, c'è stata una bella affluenza,
Veramente ringrazio tutti perché hanno collaborato veramente col cuore e hanno dato tutta la disponibilità possibile e sono veramente contento. Benissimo, grazie, complimenti ancora, una battuta ancora. Ma chi è il presidente del gruppo sportivo? È la signora Milena Brusaferri, che è la sorella di Gigi Brusaferri. E ha continuato lei quello che suo fratello ha sempre portato avanti con passione e in modo molto volenteroso, ecco. E quindi Lucia Dozio chi è? Sono la responsabile FIDAL insieme alla signora Pierangela Ramponi. Responsabile? FIDAL, per tutti coloro che corrono le gare competitive. Bene, perché gruppo. Lo dobbiamo dire, sei anche un atleta, no? Sì, io corro, sì. Con quali risultati? Abbastanza buoni, diciamo così. So che il sindaco vorrebbe sfidarti. No, a parte che sei sindaco. Sono vice perché... Sei sindaco. Ah, esatto. Ma io quando ho visto che da 6 km ho detto la faccio anch'io. Poi ho visto i tempi e ho detto no, rinuncio. Quindi. Però li aspetto l'anno prossimo. Quella è una promessa. Se loro ci sono, noi garantiamo ancora l'anno prossimo. Benissimo, questa è una gran bella promessa. Complimenti, ripeto ancora buon lavoro. Grazie, e sono stati rispettati i tempi prefissati, voglio dire, da parte come qualità della gara. Sì, sì, assolutamente sì, i primi sono arrivati in tempi direi più che buoni e ci aspettavamo gli ultimi un po' più in ritardo, invece sono stati bravissimi anche loro e sono arrivati giusti, sì. Adesso naturalmente seguiremo le premiazioni, so che anche sotto questo aspetto è stato fatto uno sforzo non indifferente. Sì, abbastanza, perché abbiamo cercato di premiare tutti in modo adeguato, cercando anche proprio nel confezionamento di fare un qualcosa di diverso dal solito cesso, che ben venga, però volevamo qualcosa di diverso, e quindi vedrete poi queste borse per le donne, queste borse per gli uomini. Come è stata la risposta dei commercianti di Treviglio? Come hanno visto quest'altra organizzazione vostra? No, noi abbiamo avuto una buona risposta anche per i vari sponsor che ci hanno aiutato in questa gara. Devo dire che forse alcuni, conoscendo bene il podismo, l'anno prossimo secondo me verranno coinvolti, esatto. Comunque esatto. Ringraziamento a parte anche per loro. Sì, assolutamente sì, perché in questo periodo in Treviglio c'è anche la manifestazione del vintage su 3 giorni. Che i commercianti hanno organizzato proprio per dare lustro alla città e ci hanno permesso questa sera di fare questa gara, ci hanno diciamo concesso qualche minuto in più togliendo la loro manifestazione per poter far girare i podisti in modo sicuro su tutte le vie. Però un bel biglietto da visita anche per loro, no? Tutta gente che viene da fuori e che viene bene o male a conoscenza di quello che stanno facendo anche loro. Esatto, sì sì, assolutamente, infatti sono stati tutti molto entusiasti di questa manifestazione, anche i commercianti sinceramente, quindi... Benissimo, grazie Lucia, facciamo grazie così mille. Una stretta di mano, adesso andiamo a vedere assieme le premiazioni. Grazie, grazie mille. Abbreviamo un pochettino i tempi e soprattutto le immagini per quanto riguarda le premiazioni, non sto citando ancora chi è arrivato, chi no, mentre arrivavano soprattutto tutte le varie categorie, purtroppo abbiamo dovuto tagliare un pochettino le immagini, vedete che tutto avviene ormai con le ombre della notte che sicuramente la fanno da padrone qui all'esterno della palestra dove appunto c'era il punto di ritrovo. Un vero peccato, anche volevamo dare un più di risalto a quelle che sono state veramente premiazioni anche sotto l'aspetto diciamo così della bontà dei premi, da non sottovalutare, però ripeto, queste sono le immagini diciamo quelle ancora passabili visto che sono le prime avvenute, poi successivamente si è fatto sempre più buio e non ci è davvero stato possibile, o perlomeno ve le avremmo potute mandare, però sicuramente anche noi non avremmo fatto una bella figura con le immagini dove non si capisce niente. Si vedono comunque le borse offerte, insomma, soprattutto
si vede che c'è anche un tocco di qualità in tutto questo. Dobbiamo davvero fare i complimenti ancora a tutto l'entourage dell'Avis di Treviglio, che ha voluto organizzare per la prima volta questa gara podistica e andare con pieno diritto e pieno merito in quello che è il calendario del Fosso Bergamasco. Ci auguriamo che possa continuare così come sembra anche per le prossime edizioni. E in maniera un po' particolare vogliamo terminare questo servizio con questa immagine dedicata a questa splendida fontana con sopra un trattore, insomma in omaggio alla ditta Sami che a Treviglio da tanti tantissimi anni fornisce lavoro alla popolazione della città e anche dell'Interland. Concludiamo qui, credo che le immagini meritino davvero. Grazie per essere stati con noi. Da Lorenzo Noris al microfono, da Emi Moretti alla telecamera e da Paolo Frigerio alla console, la più cordiale buona serata a tutti. A risentirci.